ringrazio Giancarlo e Massimo, che poi possono tornare sulla legge di instabilità e sulla sfiducia approvata ieri. Ma il commento che possiamo fare è che, visti gli atti di questo governo, visti i propositi e vista la nuova maggioranza che si è andata a creare, sentite le reazioni dei sindaci, degli amministratori locali, dei governatori, è probabile, non dico auspicabile, ma è probabile che da domani i forconi li impugneranno i nostri sindaci e i nostri governatori, perché questa legge di stabilità va a ammazzare ulteriormente quel poco di autonomia e di sopravvivenza finanziaria che gli enti locali hanno, nel nome della statalizzazione di tutto. Questi stanno decidendo di ammazzare e di decidere come e quali ospedali chiudere, quante e quali aziende far chiudere, e quindi un conto è la piazza che sta protestando in questi giorni, che noi seguiamo con attenzione e rispetto, senza voler mettere il cappello su nulla evidentemente. Un conto sono coloro che sono eletti. Io ho sentito tanti sindaci e probabilmente dopo il congresso di domenica sarà l'azione anche dei governatori. Basta, saranno non solo la piazza, ma saranno anche le istituzioni ad alzare la testa e venire a riprendersi quello che è nostro. Non hanno sbloccato una lira dei 10 miliardi di euro fermi nelle casse dei comuni, e quindi quei soldi noi, con le buone o con le cattive, ce li vogliamo venire a riprendere, perché sono 100.000 posti di lavoro in ballo. E quindi, se qualcuno parla di populismo, di eversione, invoca l'intervento delle forze dell'ordine adesso sulle piazze, si prepari ad invocare l'intervento delle forze dell'ordine anche contro i sindaci e contro i governatori, perché ne abbiamo le palle piene. E quindi, in maniera costruttiva e propositiva, però, siccome i soldi noi ce li abbiamo e non li abbiamo sperperati, chi ce li ha li deve spendere, punto. A costo di fare un 2014 di disobbedienza civile e fiscale, cosa che non spaventa neanche un amministratore leghista. Questo è. Noi siamo partiti con i migliori propositi, tanto che avevamo concesso anche un margine di fiducia e di speranza nel governo Letta, in questa stragrande maggioranza, speranza mal riposta e fiducia mal riposta. Quindi lascio a Giancarlo e a Massimo una decodifica per un passaggio di Camera e Senato. Ovviamente al congresso di domenica porterò come candidato segretario questa idea del fatto che dal nostro punto di vista essere buoni amministratori in questo momento, con uno Stato fallito, non è più sufficiente, quindi dovremo essere buoni amministratori pronti a disubbidire, e io penso che Maroni, Zaia e Cotta siano assolutamente della partita, quindi siamo pronti. E un conto è fronteggiare i forconi fuori dai palazzi, un conto è fronteggiare gli amministratori eletti dai cittadini, che per nome e per conto dei cittadini sono pronti a venire a Roma e a ribaltare tutto quanto. Poi sul congresso, se c'è qualche domanda dopo gli interventi di Giancarlo e di Massimo, siamo a disposizione. Intanto grazie al futuro segretario, ora candidato alle primarie, Matteo Salvini. Io penso che i temi che lui ha citato sono temi importantissimi e fondamentali. Molte volte sono presi un po' sotto gamba anche da parte dei media, nel senso che i comuni sono quelli che erogano l'80% dei servizi ai cittadini, però sono quelli veramente più colpiti e bastonati in questi ultimi anni. Questo governo non ha fatto assolutamente niente per modificare quel immondo patto di stabilità, che è fatto passare come un vincolo di carattere europeo, però questo non è assolutamente vero, perché la Germania e la Francia lo applicano in modo completamente diverso, cioè lo applicano sui ministeri. Invece, purtroppo, partendo dal governo Prodi, l'applicazione è stata complessivamente addebitata agli enti locali, quindi sono stati gli enti locali che hanno dovuto coprire il patto di stabilità, che ha un risvolto estremamente negativo, che è quello che i comuni, nonostante abbiano i soldi in cassa per poter effettuare i pagamenti
anche di opere infrastrutturali non lo possono effettuare e già a metà dell'anno bloccano i pagamenti per poter poi riprenderli l'anno successivo. E questo ha creato il problema di decine di miliardi di mancati pagamenti a tutte quelle piccole attività artigiane che forniscono poi servizi alla pubblica amministrazione. Penso una cosa gravissima, non si capisce perché il governo non abbia voluto intervenire su questo, perché in un momento di crisi economica come questa la recessione va combattuta non solo con le grandi opere, con il ponte sullo stretto di Messina, ma con tutta una serie di piccole opere locali che vanno dalle scuole agli impianti da calcio. E noi negli emendamenti alla stabilità, sia al Senato che poi alla Camera, abbiamo chiesto la deroga al patto di stabilità per la manutenzione straordinaria e la realizzazione dei poli scolastici. Io penso che questa sia una cosa dovuta che il governo assolutamente non ha voluto seguire. Sulla bilancia locale questo governo ha creato dei disastri incredibili, perché siamo passati dall'ICI, che era comunque un'imposta comunale, noi abbiamo sempre detto federalista, perché l'importo rimaneva totalmente nel comune, e hanno utilizzato l'IMU, che era nato nei decreti attuativi sul federalismo fiscale come un'imposta federale dove l'intero importo doveva rimanere nelle casse dei comuni. È stata utilizzata prima dal governo Monti e adesso dal governo Letta come un'imposta centralista. Sapete benissimo che una quota di questa imposta va nelle casse dello Stato. E la cosa assurda è quella che vengono tassate anche con il 500% i capannoni delle attività produttive che già sono soggette a imposizione, perché il reddito delle imprese è già tassato, quindi i nostri imprenditori si trovano a dover pagare degli importi molto alti su dei capannoni che non producono un reddito, perché non producono reddito d'affitto, ma servono per la produzione dei beni d'impresa. Una struttura incredibile. Abbiamo avuto settimana scorsa una cinquantina di sindaci del Veneto che sono venuti a trovarci qui al Senato, perché quei sindaci che fanno parte dell'ANCI e stanno valutando se uscire dall'ANCI, quindi questa è una proposta che lancio al nuovo segretario: se vale la pena che i nostri sindaci della Lega stiano all'interno o no dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, se l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani difende solo le grandi città e difende solo Milano, Roma, per dirne due, insomma, che hanno fatto questo aumento dell'IMU, che poi, come sapete, ricadrà per il 40% nelle tasche dei cittadini, mentre il governo aveva promesso che ci sarebbe stata l'esenzione totale. Questi sindaci che non hanno aumentato l'aliquota, e quindi questi sindaci virtuosi, si troveranno quest'anno a non avere il rimborso completo del fondo di solidarietà, e penso che questa sia un'ingiustizia legata anche al fatto che, mentre nel decreto attuativo sul federalismo era stato inserito un criterio di virtuosità grazie all'ex ministro Calderoli, quindi c'erano dei criteri di virtuosità che tenevano conto dei rapporti e degli indici sulla virtuosità singola dei comuni, quindi premiava i comuni del nord, sono stati tolti, per cui la ripartizione del fondo è stata suddivisa anche ai comuni non virtuosi. Questo è un tema importante per quanto riguarda la legge di stabilità. Adesso passerei la parola a Giancarlo per il resto. Grazie. Sì, grazie. Io vorrei dire alla stampa che in questi mesi in qualche modo tende a far passare come responsabile di tutti i disastri possibili e immaginabili il federalismo due cose. Con riferimento a quello che abbiamo fatto quando la Lega è stata al governo, e richiamando anche all'intervento di ieri di Letta alle Camere, la prima cosa è che purtroppo il federalismo non è mai stato attuato. Federalismo devolution. Ieri Letta è venuto a dirci che vuole esattamente fare subito, in 18 mesi o anche in 12, esattamente le cose che erano contenute nella riforma costituzionale della devoluzione
e cioè monocameralismo di fatto, Senato delle Regioni, riduzione dei parlamentari e chiarezza sul titolo quinto. Respinto al mittente e dal popolo italiano su indicazione del Partito Democratico, esattamente il partito di Letta. Quindi quella cosa lì non è mai entrata in vigore, purtroppo con 7 anni di ritardo, altrimenti tante storture e tanta inefficienza nell'azione pubblica non ci sarebbero state. Seconda cosa, federalismo fiscale, che è stato il prodotto della seconda esperienza del governo della Lega, anche questo di fatto non è stato mai attuato. E quindi tutto quello che vediamo oggi è esattamente la brutta controfigura che è stata messa in atto soprattutto negli ultimi 2 anni, in cui le imposte nate come concepite in termini federalisti sono state utilizzate dallo Stato per usare i sindaci come gabellieri per conto dello Stato, per in qualche modo mettere a posto la finanza pubblica. E quindi in questo senso la situazione che si è venuta a creare, soprattutto per quanto riguarda la finanza pubblica, non è colpa del federalismo, ma al contrario del fatto che il federalismo non sia stato mai concretamente attuato. Il principio del federalismo concretamente attuato significa che i sindaci che fanno i miliardi di euro di disavanzo, tipo quello di Roma, non viene aiutato dallo Stato tappando i buchi a piedi lista, ma viene mandato a casa a pedate nel sedere, cose che peraltro erano esattamente contenute nei testi del federalismo fiscale. Quindi in questo senso tutto quello che è stato fatto in questi ultimi anni e che purtroppo continua, perché il caso del Comune di Roma credo che sia di attualità in questi giorni in Senato e lo sarà prossimamente alla Camera entro la fine dell'anno, lo stanno a testimoniare. E quindi io penso che soprattutto questo sia l'aspetto da sottolineare. Noi rimaniamo qui, non abbiamo assolutamente vergogna di quello che abbiamo fatto, chiediamo a gran voce che venga attuato i fabbisogni costi standard. Non si capisce come mai i professori che hanno governato negli ultimi 2 anni, che dovrebbero sapere l'unico modo concreto per produrre efficienza e premiare responsabilità nella pubblica amministrazione, sono stati completamente dimenticati, o meglio, gli strumenti ci sarebbero ancora ci sarebbero a disposizione, ma non vengono in qualche modo inverati e portati in attuazione. Ecco, questo è quello che bisogna fare per produrre risparmio della spesa e per poter ridurre le imposte. Non si capisce perché. Questo è un argomento che è stato completamente tolto dal dibattito della pubblica opinione, anzi viene semplicemente e surrettiziamente reintrodotto per dare responsabilità a qualcuno, perché quando non se ne vogliono assumere bisogna cercare qualcuno che è colpevole. Faccio notare e chiudo che è stato portato trionfalmente come, diciamo così, risultato del governo che finalmente questo è stato il primo trimestre in cui non c'è il PIL, non è calato. Osservo che l'ultimo ricordo che noi abbiamo certificato da Istat e Eurostat di un PIL positivo è del terzo trimestre del 2011, ultimo trimestre in carica del tanto vituperato, per qualcuno simpatico, Berlusconi e compagni. Dopo di allora, quando sono arrivati altri, abbiamo cominciato a inanellare una serie di trimestri negativi che, diciamo così, pare siano andati in pareggio soltanto nell'ultimo trimestre. Quindi mi sembra di poter dire che complessivamente non è che si stava meglio quando si stava peggio, ma una riflessione onesta su quello che è avvenuto negli ultimi anni debba essere fatta. Perfetto. C'è qualche domanda? Siamo qua a posto. Cioè, il paese è in fermento, in subumido, eccetera. La sua Lega da dove deve ripartire? In particolare intende rilanciare la questione del referendum sull'euro? La Lega domenica riparte dal lavoro e con questi vincoli europei e con questa moneta criminale non c'è possibilità di rilanciare il lavoro. E quindi se dovessi scegliere un titolo sceglierei il fatto che
a breve i forconi padani marceranno su Bruxelles, perché va bene prendersela con lo Stato italiano, assolutamente condivisibile, però non c'è lavoro, non c'è sviluppo, non c'è futuro se non si ridiscute e ricostruisce da capo questa Europa. Oggi non è Europa. Lo dico al populista Letta, visto che gli unici che rimangono euroentusiasti, come nel secondo secolo dopo Cristo qualcuno continuava a sostenere che la terra fosse piatta, e però la terra non era piatta in tutta evidenza. Ecco, gli unici che dicono l'Europa non si tocca e l'euro non si tocca sono i primi nemici dell'Europa. Quindi il primo nemico dell'Europa, il primo populista da mettere all'indice è Enrico Letta, è Mario Monti, e sono quelli che fanno i camerieri di Bruxelles. Quindi la Lega continua a battersi contro gli sprechi dello Stato italiano ladro e sostanzialmente fallito. Però i forconi padani, da questo punto di vista, andranno laddove viene deciso tutto, quasi tutto, ovvero sia a Bruxelles. E quindi spero che con noi ci saranno agricoltori, camionisti, infermieri, allevatori, maestri di sci, disoccupati, esodati, pensionati, massacrati nel nome di Bruxelles e dell'Europa. Quindi noi non siamo populisti, anzi siamo gli ultimi europeisti rimasti sulla faccia della terra. Al congresso abbiamo invitato gli ultimi che credono nell'Europa, quindi il Front National di Marine Le Pen, la FPÖ, il partito di Wilders. Avremo per la prima volta un congresso della Lega, una decina di delegazioni europee, e non solo europee, visto che sarà rappresentato anche il movimento che governa la Russia, ovvero sia il partito di Putin, con 3 parlamentari. E quindi presenteremo un altro tipo di Europa, perché un'altra Europa è possibile, con meno banche e più lavoro. E quindi sull'euro, prima se ne esce meglio è, se dobbiamo riassumere. E domenica ci sarà un professore universitario che appunto, numeri alla mano, documenterà questa tesi. Ormai siamo arrivati a 5 premi Nobel che lo sostengono, e quindi se devo scegliere, con tutta la simpatia e l'affetto per Letta, che è veramente persona cara e che si sta arrampicando sugli specchi in maniera invidiabile, però se devo scegliere fra Letta e 5 premi Nobel per l'economia, ovviamente do un tantino più di fiducia ai 5 Nobel per l'economia, l'ultimo dei quali è intervenuto a Ca' Foscari 15 giorni fa dicendo: vista da fuori non capisco perché stiate ancora in questa gabbia di matti. Non siamo soli, come si fa? Fossimo soli è difficile. Se sei con i francesi, con gli austriaci, con gli inglesi, con gli olandesi, con gli stessi tedeschi, abbiamo invitato, non so se ci saranno però alcuni anche eurocritici tedeschi, che sono quelli che più ci hanno guadagnato, ma che si stanno accorgendo che il sistema sta scricchiolando anche in casa loro. E quindi, ripeto, qualcuno continua a sostenere che la terra è piatta, la terra è tonda. C'è poco da fare.